Valeria non riesce a trattenere le lacrime e in inglese ci dice I want to go vuole back. tornare in Ucraina, ma sa che non può. Arrivano alla spicciolata nella sede di Pescara Porta Nuova che è stata allestita dal comune per lo smistamento dei profughi ucraini. Tra lacrime e storie, qui sono identificate donne e bambini e sottoposti ai tamponi. Poi, come ci spiega l'assessore del Chiesulpizio, sono accompagnati in albergo o ricongiunti alle famiglie che vivono qui. Il comune gestisce l'emergenza. ASL, Protezione Civile, Polizia Municipale, Questura, Prefettura, volontari tutti insieme per accogliere chi arriva a Pescara con la paura in volto. Olena, ucraina, vive in Abruzzo e fa parte della Protezione Civile. Va incontro alle donne e ai bambini ucraini arrivati in città. Ci dice che i più piccoli non riescono a parlare perché spaventati dalle bombe. Guarda, persone che arrivano disperati, disperati perché qualche che c'è paura che arrivano fino sulla città. C'è altre persone che scappano senza niente perché già stanno bombardati. Per questo una vera così assurda che neanche loro possono immaginare che poteva succedere una cosa simile. Gli uomini non li fanno partire, non li fanno andare via dall'Ucraina perché devono combattere. Sì, c'è anche fresco fresco una legge che tutti maschi da 18 anni fino a 60 devono stare lì per combattere. L'assessore comunale Adelchi Sulpizio ci spiega l'importanza di questo hub a Pescara Porta Nuova. Qui abbiamo aperto perché ci siamo resi conto che era necessario anche per tutta la provincia di Pescara fare un hub, diciamo, dove convergere tutti gli arrivi. Gli arrivi che l'avete visto adesso arrivano già dalla mattina, possono arrivare fra un'ora e poi possono arrivare fino a tarda serata. Quindi nel momento in cui arrivano, come ieri sera fino alle 11:30 era in tarda serata quando sono arrivati gli ultimi, vengono accolti qui, gli vengono prestate tutte le prime necessità, tutta la prima forma di aiuti, dopodiché vengono subito immediatamente tamponati, la prima cosa che viene effettuata e poi c'è il riconoscimento e da qui poi si cerca di capire quale che può essere la soluzione migliore, quindi se andare in albergo nel momento in cui non hanno alcun tipo di referente anche o di amicizie locali, oppure mandarlo quindi presso le famiglie, accompagnarle nella famiglia che già sono i loro conoscenti. È vero che arrivano alla spicciolata, ma in città quanti ne sono arrivati all'incirca? Solo ieri ne sono arrivati, fino a ieri prima della serata, 63. Ieri sera invece sono arrivati alla spicciolata con pullman di linea che erano partiti dalla Polonia e tre madri con i rispettivi tre figli, di cui uno addirittura un mese. Lei si chiama Elena e viene da Odessa. Qual è la situazione? Situazione molto grave perché città Odessa è stata accerchiata da nave militare perché è una città che sta sul mare e stanno bombardando periferie di Odessa. Victor vive e lavora a Pescara ed ha accompagnato i suoi familiari nella sede di Porta Nuova dopo un viaggio di 5 giorni. Loro sono venuti qui, prima sono andati in Polonia. Poi adesso abbiamo parlato, loro hanno deciso di venire qua in Italia perché c'è parenti qua. Prima di tutto tutti hanno molto paura, soprattutto le donne e i bimbi, perché uomini, diciamo, maschi, diciamo più duri, loro combattono, ma quando ha cominciato a bombardare case civili, ospedali, persone hanno paura, cercano di salvarsi. C'è molta solidarietà da parte di tutti i cittadini, gli abruzzesi. Quello che io ci tengo a dire è che noi facciamo capire appena arrivano che c'è una regione che li accoglie, quindi di stare tranquilli che tutte le persone che arrivano già si sentono a casa. Grazie vam, grazie. Italiana, italianze хорошие, buone. Valeria, non diciamo a Valeria di non piangere, anche lei ci ringrazia. Ce lo dice in russo e in ucraino. Grazie. Grazie, Spasiba. Спасибо, дякую, дякую.